Meghan Markle e il principe Harry sono più innamorati che mai, è stato affermato, poiché i Sussex dovrebbero rinnovare i loro voti nuziali negli Stati Uniti. Si dice che il duca e la duchessa del Sussex stiano pianificando di rinnovare i loro voti attraverso lo stagno 4 anni dopo essersi sposati nel Regno Unito. Una fonte ha affermato che Harry e Meghan sono orgogliosi di tutto ciò che hanno passato insieme e la cerimonia sarebbe un bellissimo modo per sottolinearlo. L'insider ha aggiunto che mentre i Sussex sono molto impegnati con i loro documentari segnalati per Netflix, troveranno il tempo per rinnovare i loro voti. L'insider ha detto alla rivista IT, le cose andranno oltre la frenesia con i docuserie e altre priorità. Faranno il tempo, però, e sono entrambi super entusiasti di farlo. Sono più innamorati che mai e orgogliosi di tutto ciò che hanno passato insieme negli ultimi 4 anni. Recitare i loro voti è un bel modo per sottolinearlo. Punto. La fonte ha aggiunto che Harry crede di aver centrato il jackpot ottenendo un americano per la sua anima gemella. Hanno detto, più Harry vede gli angoli più belli degli Stati Uniti, come Jackson Hole nell'Idaho e le isole al largo della costa della Florida e del Maine, più la sua mente è sbalordita da che bel paese è e da come ha colpito il jackpot ottenendo un americano per la sua anima gemella. Harry e Meghan si sono sposati in una spettacolare cerimonia a Windsor nel maggio 2018, ma meno di 2 anni dopo il loro matrimonio reale, hanno lasciato i doveri reali per un nuovo matrimonio in California. Secondo quanto riferito, i Sussex stanno pianificando di rinnovare i loro voti in America prima della fine dell'estate. L'insider ha detto, stanno esaminando vari luoghi e stanno cercando di capire il tipo di cerimonia che vogliono, oltre a quanti ospiti invitare. Arriva quando Harry e Meghan vivono a Montecito con i loro 2 figli Archie e Lilibet.